L'uso dei colori nelle tradizioni scultoree e argilla buddista in Afghanistan, particolarmente diffuso a partire dal III-IV secolo d.C., resta un campo ancora del tutto inesplorato. Inoltre, la deperibilità sia dei pigmenti naturali sia dei supporti in argilla e talvolta in stucco non hanno favorito la conservazione degli strati pittorici. Tuttavia, anche dall'analisi delle tracce più piccole, visibili a occhio nudo, si possono trarre informazioni importanti che schiudono alla ricerca orizzonti inaspettati. Con la missione archeologica italiana in Afghanistan stiamo esaminando le sculture dei siti di Tapa Sardar e di Tepe Narendra, ma anche altre meno documentate sotto il profilo archeologico, come quelle da scavi meno recenti o, come nel caso di Mesenak, di salvataggio. I tratti comuni parlano di un'estetica del colore condivisa. Il colore costituiva parte integrante dell'iconografia e contribuiva attivamente alla trasmissione del significato delle immagini. Questo è particolarmente evidente quando riscontriamo un uso non naturalistico del colore, per esempio della doratura per l'incarnato in alternativa a colori naturalistici, rosati o leggermente scuri, o del blu per i capelli e per delineare gli occhi delle figure divine, ma anche dei personaggi che interagivano con esse, come a Mesenak. Se la doratura rappresentava l'aspetto luminoso delle figure di culto, libere dal ciclo delle rinascite, il blu, il colore del cielo, dell'infinito, ne esaltava la pace spirituale e l'immanenza. Il valore simbolico del colore era amplificato anche dalle materie prime da cui i pigmenti venivano ricavati, che potevano essere preziose e cariche di significati metaforici. Si pensi, ad esempio, al lapislazzuli, con il suo intenso colore blu, che, ridotto in polvere, veniva usato anche per produrre i pigmenti. O il cinabro, usato talvolta per le labbra, al posto dell'ocra. Nella tradizione indiana, il colore è da sempre uno dei principali aspetti costitutivi delle immagini, cui esso conferiva la vita ed era necessario per rendere possibile la manifestazione della divinità rappresentata. Il colore, dunque, non era casuale, ma era associato al sentimento o emozione che l'immagine doveva suscitare, divenendo mezzo espressivo della sua dimensione spirituale.